Atalanta che ora recupera il pallone, sbagliata l'apertura, c'è ancora lo scarico verso Thiago che è salito, apertura verso Igor Gabriel, autore del vantaggio Palmeiras. Sovrapposizione interna di Thiago, grande lavoro di Liam Perego a recuperare il pallone, poi vuole trasformare l'azione da difensiva in offensiva, lo stop di Rosa, lo scarico e poi la partenza, non è riuscito ad attaccare la profondità dello spazio perché aveva pressato subito Oliveira, Pedro Lima, e allora si riparte indietro, altro pallone alzato per Alessio Rosa, stacco di testa di Berto, non controlla e allora sfera che ritorna fra i centrocampisti del Palmeiras. Sulla destra per Igor Gabriel, anticipato ancora, non attento Ceresoli, che fa entrambe le fasi, esterno moderno, così possiamo definirlo, perché copertura ma anche spesso sovrapposizione, cross in attacco, proprio Ceresoli a rimettere in gioco. C'è il movimento di Deni Potti anticipato da Jonathan e Atalanta che però recupera la seconda palla, pallone per Berto, apre per Oliveri, di prima per Testa che alza per Alessio Rosa, recupera il pallone con l'esterno, il destro Alessio Rosa in mezzo a 4, pallone con sinistra in mezzo, De Nipoti si gira, De Nipoti e poi Matteus rischia qualcosa ma tiene il pallone in tre tempi, grande lavoro di De Nipoti, bella azione dell'Atalanta, bella azione dell'Atalanta, palla a terra, sviluppato molto bene, riuscendo ad andare al tiro, non era un tiro fortissimo dove il portiere ha avuto un po' di difficoltà, però l'ha tenuta bene, ecco, alla fine. Scalvini prima di Juan Ribeiro, subisce fallo qui Andrea Oliveri, calcio di punizione per l'Atalanta quando siamo arrivati al quinto minuto di gioco, il risultato è ancora di 1-1, ricordo i gol di Igor Gabriel e di Alessio Rosa, ci saranno 30 minuti ovviamente in questo secondo tempo e quindi ancora 25 più recupero da giocare, poi eventualmente saranno calci di rigore se non sarà cambiato nulla, ma c'è ancora davvero tanto tanto da vivere. Ceresoli propone il taglio, Ian Perego, eccolo il pallone per lui, prova a passare, grande intervento di Jonathan in stirata regolare, poi va anche sul pallone prima che esca in rimessa laterale, Jonathan torna indietro da Thiago, rinvio, rilancio, prova a salire la difesa del Palmeiras, molto bene qui, altrettanto Moraschi che recupera il pallone, pallone per Ceresoli, protegge bene e subisce fallo, c'è anche tanta esperienza paradossalmente. No? Sì, no, sembrano giocatori maturi, coprono bene la palla, si fanno far fallo. No, sono due ottime squadre dove si vede che vogliono giocare a calcio, però hanno già la scaltrezza quasi dell'adulto. Chiaro, i ritmi sono diversi, però si intravede già qualcosa. De Nipoti di testa, la palla non va a terra, Rosa prova a spizzare, poi il pallone arriva sul destro di Oliveri che cica, poteva essere una buona occasione per l'Atalanta. Liam Perego di testa per Ceresoli, stop di petto, poi prova a lanciare De Nipoti, capisce tutto Thiago, riparte allora il Palmeiras con l'esterno per Igor Gabriel, grande lavoro difensivo e fisico di Samuel Giovane, ma secondo Fabri di Ravenna è fallo, quindi calcio di punizione per il Palmeiras. Ecco, il Palmeiras può essere pericoloso in queste ripartenze con gli esterni molto veloci e abili, però sono stati bravi i giocatori dell'Atalanta a fermare l'azione. Calcio di punizione allora per il Palmeiras quando siamo arrivati al settimo minuto di gioco, siamo in diretta sulla pagina Facebook di We Love Football che continua a crescere, condividete la diretta e condividete tutti i contributi social del torneo, regaliamo tanti backstage e tante chicche. Cross in mezzo, di testa Scalvini mette fuori, raccoglie adesso Kawan che prova a mettere il pallone dentro, c'era Pedro Lima che è sempre sempre un agguato per le difese avversarie, ieri molto simile così come posizione da cui è arrivato il gol vittoria Pedro Lima, lo stacco di testa di Igor Gabriel in mezzo, era solo Lima che è insaccato praticamente a porta vuota all'ultimo minuto, lacrime di gioia per lui, lacrime invece di dolore per l'Ajax, vedersi soffiare una finale che era destinata, una semifinale ai rigori proprio così all'ultimissimo secondo, il mister dell'Ajax Buter ha detto io credo che a questi ragazzi, nonostante adesso stia facendo male questo gol subito, servirà tanto, gli resterà in testa che bisogna rimanere concentrati fino alla fine. Sicuramente la maturazione passa anche da episodi negativi e quindi sono tutte esperienze che questi giocatori si porteranno dietro e capiranno che finché l'arbitro non fischia alla fine non si è mai sicuri di poter portare a casa il risultato.
Bella giocata di Lian Perego, era destinata sul secondo palo dove però non c'era nessuno. Col mancino il traversone sarà rimessa in gioco per il Palmeiras quando siamo arrivati all'ottavo minuto di gioco. Il rinvio di Matteo Sales Martins, il portiere che ha fatto vedere davvero belle cose in questo torneo del Palmeiras. Belle cose le sta facendo vedere anche il numero 10 João Pedro del Palmeiras. Adesso ancora pallone per i brasiliani, proprio João Pedro. Pinho Maciel a cercare un break, passare in mezzo a due, ci riesce ancora João Pedro, passa il fallo evidente qui di Moraschi, doveva far solo quello perché se è stato non bravo. Poteva farlo passare, no. È stato bravo davvero, ha dovuto far fallo. Occasione ora su punizione per il Palmeiras. Calcio di punizione. Le squadre sono un po' allungate, qui assisteremo a tante uno contro uno. Anche prima guardavo la disposizione tattica dell'Atalanta, quattro difensori e c'erano quattro attaccanti del Palmeiras pronti a ripartire. Commesso il fallo Moraschi, sarà calcio di punizione per il Palmeiras. Tante soluzioni, il destro di Santana, volendo anche il mancino di Jan. Potrebbe andare anche stesso Igor Gabriel, ma va Santana in porta, troppo alto, finisce in curva. Sarà rimessa dal fondo per l'Atalanta, ritmi che negli ultimi 5 minuti si sono leggermente abbassati perché le squadre adesso tendono a non voler prendere anche il gol. Ma adesso recupera il pallone Pedro Lima, pensa addirittura al tiro che calcia forte col sinistro, c'era Juan Ribeiro in mezzo e il pallone che finisce dalle parti di Ceresoli. Anticipa il numero 8 Clebson, giocatore dell'Atalanta, poi si va da Marzio, prova il cross, c'è Samuel Giovani in copertura, rimessa laterale per il Palmeiras. C'è un Palmeiras che sta provando delle soluzioni per poter arrivare al tiro in rete. L'Atalanta si sta difendendo bene, con ordine, non gli dà la possibilità di poter fare qualcosa. È una partita molto chiusa dove nessuna delle due squadre vuole perdere. Ecco qua, attenzione, la parata qui di Rodegari. La palla andava fuori, però è stato bravo, attento sul pasticcio quasi difensivo della difesa dell'Atalanta, perché dopo una rimessa laterale se l'hanno perso l'attaccante del Palmeiras. Allora calcio di calcio d'angolo per la squadra brasiliana di Mister Pereira, in due sul pallone a disorientare, possibile uscire o rientrare, ha destinato sul primo palo, attento Oliveri, altro calcio d'angolo, secondo consecutivo. Un mancino e un destro, una cosa che si vede fare spesso anche nelle prime squadre. Però ci potrebbe essere il 2 contro 1 qua che è da sfruttare per il Palmeiras, che però non lo stanno sfruttando. Va Santana, attenzione, in mezzo, pallone che rimane da Pedro Lima, si gira Pedro Lima! Gol pazzesco di Pedro Lima, come ieri, ancora il numero 5 del Palmeiras che segna il vantaggio dei brasiliani all'undicesimo del secondo tempo. Secondo gol per Pedro Lima sugli sviluppi di un altro cross come ieri, questa volta tecnica, freddezza, saltato il difensore e poi doveva metterla solo lì sul secondo centrale, sull'angolino ai piedi buoni da centrocampista. Sì, gioca da mediano, ma spesso anche aiuta anche dietro. Ha avuto la palla dentro l'area, è stato bravo a controllare, a girarsi su se stesso e battere il portiere dell'Atalanta. I difensori un po' dell'Atalanta sono stati non molto attenti. Pedro Lima 2-1, grande gol e secondo gol in due giorni, secondo gol consecutivo, quello di ieri pesantissimo, quello di oggi potrebbe esserlo anche di più. L'Atalanta nel frattempo effettua il primo cambio, esce Oliveri, entra invece nell'Atalanta Filippo Grassi. Vediamo come allora si disporrà tatticamente la squadra di mister Di Cintio, come avrà subito il colpo, deve reagire l'Atalanta. Pallone che potrebbe finire proprio per la prima volta fra i piedi di Grassi, ma c'è prima un calcio di punizione per il Palmeiras. Si alza il vento sullo stadio dell'Ara, però devo dire condizioni perfette per giocare una finale. Sole, non molto caldo e si può tranquillamente esprimere il calcio migliore possibile. Ancora Igor Gabriel, tenuto da testa, che ha fatto un grandissimo lavoro sul esterno del Palmeiras. Samuel Giovane, che sta giocando più accentrato rispetto a ieri, un po' più defilato, il numero 7 dell'Atalanta. Ceresoli, grande giocata sulla pressione di Juan Ribeiro, poi la verticalizzazione per De Nipoti, c'era un fallo prima subito da Ceresoli. L'Atalanta sta reagendo, non ci sta, vuole agguantare il pari.
Calcio di punizione battuto. Berto vicino per Scalvini. Si va poi da testa. Vicino c'è Lian Perego. Pallone soffiato però da Clemson e poi l'esterno destinato a Santana va anticipato da Samuel Giovane. Cambiolato allora. Testa per Moraschi e poi c'è Resoli. Movimento di Grassi ma si va da dei nipoti, anticipato da Jonathan, di nuovo Clemson. L'Atalanta deve cercare di continuare a giocare palla a terra come ha fatto fino adesso per mettere in difficoltà i giocatori del Palmeiras. Sostituzione si cercano i lanci lunghi, hanno i difensori centrali molto alti anche loro. Un altro cambio. Altro cambio, sì, esce il numero 17 Moraschi, entra il 6 Bonfanti. Cambio quasi sistematico dell'Atalanta, lo abbiamo visto anche ieri. Ricordo che era entrato anche Grassi prima al posto di Oliveri. Siamo arrivati al 14esimo. Tre quarti di partita praticamente sono andati. Poi sarà ultimo quarto d'ora e arrembata finale 2-1 per il Palmeiras. Qui decide Pedro Lima. Juan Ribeiro spalla alla porta, si gira e subisce fallo evidente qui di Scalvini sulla linea di metà campo. Era vicino Fabri, aveva calcio di punizione per il Palmeiras. Palmeiras che, sì, dicevamo, ha fatto decisamente meglio rispetto all'anno scorso, dove non era riuscito a superare il girone. Anche lì giocò al Biavati di Corticella, poi però arrivò terza. Quest'anno invece ha vinto il girone a discapito di Genk, Juventus e Sassuolo. Genk, a dire la verità, era poi riuscito a passare ai quarti di finale ma non a vincere contro l'Inter ai calci di rigore ieri. Tra l'altro ieri nei quarti di finale, in semifinale, poi l'Inter è stata battuta dall'Atalanta ai calci di rigore. Squadra un po' lunghe, ci inizia un po' a sentire la stanchezza. L'Atalanta che sta provando di pareggiare la partita, ma il Palmeiras tiene bene il campo. Qua grande lavoro di João Pedro, fa fuori un avversario, dentro il pallone per Igor Gabriel. Doppio passo e poi si torna da João Pedro sulla sinistra, la corcia di testa su di lui. Ancora João Pedro, pallone sul destro, la finta potrebbe sterzare, sì lo fa. La palla sempre sul destro però João Pedro, allora dietro per Pedro Lima. A campo e spazio, può anche calciare, lo fa col mancino. C'era Juan Ribeiro, avrebbe toccato però Scalvini secondo l'arbitro, meglio no, era Bonfanti su Juan Ribeiro. Allora calcio d'angolo per il Palmeiras. Palmeiras sta legittimando il vantaggio, continua ad attaccare cercando il terzo gol per mettere in sicuro la finale. Perena non cambia nessuno, cambia invece ancora Di Cintio. Dentro il esce meglio il numero 19 Lian Perego, lascia il posto invece a Simone Lozza che ha segnato, lo dicevamo, il rigore decisivo ieri. Lozza che aveva anche insaccato la porta di Elia Magri dell'Inter ieri, ma era in fuorigioco, gol annullato. Vediamo se avrà la possibilità per riscattarsi oggi. Calcio d'angolo per il Palmeiras, a uscire verso Juan Ribeiro che ci prova addirittura col tacco. Riesce a liberare però la difesa dell'Atalanta in un primo momento. Palmeiras che però riconquista il pallone, allora extra possesso. Altro cross centrale verso Juan Ribeiro, troppo lungo, attento lì a Rodegare, fa su il pallone, riparte Giovane, c'è sulla sinistra ancora Grassi, lancio per lui, ben appostato Thiago, Grassi ancora lotta, la meglio su di lui, Grassi, il cross in mezzo, mette fuori Jonathan, poi Juan Ribeiro e con la complicità di João Pedro che aiuta e riparte il Palmeiras. Igor Gabriel prova a passare su, un ottimo testa che ha fatto una grandissima partita. Berto, finta e poi prova a cambiare il campo. Deve però ritornare da Lozza, però in verticale per lui troppo lungo, non si sono capiti i due. Sì, non si sono intesi con la punta e l'esterno, la palla è finita in braccio al portiere. Riparte allora Matteo Sales Martins, il Palmeiras può iniziare a giocare anche già col cronometro perché siamo arrivati al 18esimo in vantaggio e 2-1 la squadra di Pereira. Lancio per João Pedro che stop, si gira con la suola e poi col esterno prova a cercare Juan Ribeiro. È una bella gamba il 9. Raddoppiato, intercettato dai centrali difensivi dell'Atalanta che con un ottimo disimpegno riescono a liberarsi dalla pressione di Juan Ribeiro, non riescono però a tenere il pallone fra i piedi e Palmeiras che invece lo riconquista.
Sì, ci sono questi lanci lunghi, hanno troppo fretta di agguantare il pari e perdono molti palloni. Ottimo la difesa dell'Atalanta, dove ne sono usciti molto bene. Attenzione adesso. Occhio a Marcio Santana, la finta, il sinistro, Eliero De Gari, bella parata qui sul sinistro di Santana, che era quasi destinata all'incrocio dei pali. Bella parata di De Gari. Nel frattempo Pedro Lima sulla pressione di Rosa, fallo di Rosa su Pedro Lima. Ottima occasione per il Palmeiras, bella la parata del portiere, bravo. Ricordo che dopo la partita ci saranno le premiazioni, ho affidato ovviamente a Marco De Marchi, ma poi a tutti gli sponsor e ai testimonial che hanno raggiunto oggi lo stadio Dall'Ara, premieranno tutti i giocatori del torneo, meglio tanti, verrà premiato il miglior portiere, il miglior difensore, il miglior centrocampista, il miglior attaccante, il miglior giocatore in assoluto del torneo, il miglior giocatore della finale, il premio fair play, il miglior allenatore. Insomma, ci sono tanti premi da assegnare e sarà difficile scegliere chi di questi andrà a ricevere il proprio premio, perché abbiamo visto davvero tante individualità importanti per ogni ruolo. Ovviamente è difficile ancora di più, perché non bisogna limitarsi ad Atalanta e Palmeiras, ma bisognerà andare a guardare anche nei gironi di qualificazione, dove se le squadre comunque non sono arrivate in finale hanno dimostrato davvero un alto livello tecnico. Lancio di questa circostanza di Thiago dopo il calcio di punizione, poi si addormenta De Nipoti e allora Ian dentro per una ruleta di Igor Gabriel, fuori di nuovo per Ian, corce su di lui De Nipoti, ancora Ian prova a passare, tanta testa. Qualità tecnica per gli attaccanti del Palmeiras, stanno mettendo in difficoltà l'Atalanta. Calcio d'angolo allora per il Palmeiras, innumerevoli corner guadagnati da Pereira e i suoi ragazzi, dalla squadra di mister Pereira. Questo uscire di nuovo col mancino, dentro c'è Jonathan, Juan Ribeiro, anche Marcial, pallone messo fuori dalla difesa dell'Atalanta. Lozza prova a proteggere, non ci riesce, Pedro Lima è più forte fisicamente. Poi una traversa, ma gioco fermo, dal nulla aveva trovato un tiro pazzesco. Ha trovato un tiro, no, non c'è stato lo scossone per l'Atalanta, ha subito gol, sì, e non sta riuscendo a creare pericoli per la difesa del Palmeiras. C'è un giocatore a terra, si è fatto male un giocatore del Palmeiras, speriamo davvero nulla di grave. Di conseguenza il Palmeiras sta cercando di trovare il terzo gol per chiudere la partita. Palmeiras vuole chiudere la partita, anche perché in questo Wheel of Football abbiamo capito che l'Atalanta davvero non molla mai, e allora si vuole proteggere il risultato. Atalanta che d'altro canto invece sta provando a scardinare una difesa che si è alzata, quella del Palmeiras, ed è difficile riversarsi nella metà campo difensiva. Dopo aver subito il 2-1 l'Atalanta non ha avuto nessuna occasione per pareggiare la partita. Il Palmeiras ha preso campo e con gli spazi che si stanno creando, le qualità tecniche dei giocatori del Palmeiras stanno venendo fuori, venga risultate. Ne approfitto per ricordare che dopo la partita. Calcio di punizione per l'Atalanta, Berto sul pallone. Amatissimo di Willow Football. E state con noi. Samuel Giovane. Moraschi. Sbaglia lo stop. Vicente dice tranquillo, tranquillo. Particolarità è cosa molto bella e positiva di mister Di Cintio, non rimprovera mai i suoi ragazzi, consiglia, dice avresti dovuto far quello, e poi sprona sempre, sempre positivo. Occhio al colpo di testa per Juan Ribeiro, col sinistro al volo, ha provato il gol che sarebbe stato uno dei più belli del torneo, non ha trovato però la porta. Sì, bel tiro di sinistro al volo, l'ha colpita troppo alta, doveva farla scendere ancora di più, però il Palmeiras sta mettendo le corde un po' l'Atalanta in questo finale di partita. Fabri di troppo regala il pallone all'Atalanta, che prova a ripartire lungo il pallone per Lozza. C'è Jonathan che mette in rimessa laterale, deve alzare il ritmo l'Atalanta. Grassi vicino, Rosa, Grassi torna da Rosa, vede De Nipoti dall'altra parte, visto e servito, sponda di testa di Nipoti per Lozza, pallone che rimpalla sul faccione di Lozza, poi scontro con Thiago, rimane ancora l'Atalanta però in attacco, testa, stop col destro e scarico poi per il neo entrato, tocca a fondi, ancora testa,
giovane e poi Bonfanti. Adesso siamo già da Testa che prova a sfondare, non ci riesce. E allora rimessa laterale per l'Atalanta. Ancora Testa, si esce Resoli. 23esimo, 7 minuti, poi sarà recupero. 2-1 per il Palmeiras. Giovane col tacco, prova a tornare da Ceresoli. Non tiene però il pallone in campo il terzino dell'Atalanta. Rimessa laterale per il Palmeiras, che non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi, visto che deve mantenere il vantaggio. Qui cambio fallo, evidentemente troppo avanti. Troppo avanti la rimessa, ha cercato di rubare metri, ma l'arbitro Fabbri, che secondo me sta arbitrando molto bene, è di miglior arbitro ora in Serie A. Direi che la differenza si vede, perché comunque un arbitro di Serie A si sa anche far rispettare da dei ragazzini di 15 anni. Sicuramente. Che al di là del fatto che giochi noi nell'Atalanta o nel Palmeiras, comunque di ragazzini parliamo, quindi sa gestire Higuain e Mertens, direi che saprà gestire anche loro. Bonfanti di testa per Grassi. Prova a andare da Lozza. È ancora una categoria dove gli arbitri non vanno in difficoltà, si vede, sono due squadre che giocano a calcio, non ci sono falli brutti, quindi è bello vedere. Sì, è bello perché esatto, giocano a calcio. Giocano a calcio. Non ci sono malizie ancora. Bravo, sì. Al di là di questo fallo laterale che ha cercato di rubare qualche metro, ma. Ma sai, sono chicchi che insegnano per il futuro, ma adesso ancora c'è il calcio, quello puro, quello genuino. Sì, ma quello... questo non glielo insegna l'allenatore, questo ce l'ha dentro il giocatore di rubare 10 metri, perché non ha senso. Sai, è bello vedere in questi ragazzi, no? Magari lo stop col sinistro, il passaggio col destro, dai e vai, scarico, sì, stop, sì, orientato. Le qualità tecniche sicuramente sono quelle più importanti. Le diagonali difensive, quello bello da vedere qui. E lo si vede spesso. Calcio di punizione per l'Atalanta. Troppo sul portiere questo scavetto. Era uno schema, ma è venuto bene. Esce bene Matteo Sales Martins. Ecco, lunghissimo. Ecco, lei rischia qualcosa l'Atalanta. Qui giallo però per Testa, troppo largo il braccio. Fabbri non ha esitato ad ammonire il terzino destro dell'Atalanta. Si è rischiato l'Atalanta qui, perché davvero era quasi in superiorità numerica il Palmeiras. No, era un 3 contro 3, però se l'ha fatto la copertura bene, ma l'ha presa con la mano. Se la palla passa, c'è l'esterno del Palmeiras che si trova davanti alla porta. Giro di cambi fra Atalanta e Palmeiras. L'Atalanta sostituisce Berto con Dino Meic, giocatore nato in Italia ma di origine bosniaca. C'è anche il gemello in panchina. Amer, tra poco entrerà invece nel Palmeiras il numero 13, Luis Fernando dos Santos Filho. Vediamo chi esce. Non so se si attende l'esecuzione della punizione oppure no. Non c'è, eccola la sostituzione. Eccola la sostituzione. Esce Igor Gabriel dentro Luis dos Santos Filho. È un giocatore molto tecnico questo che esce. Assolutamente uno dei giocatori più talentuosi visti in questo Wheel of Football 2018. Credo che questa sostituzione di Pereira sia più che altro un po' più difensiva e preventiva per coprire il vantaggio. Calcio di punizione per il Palmeiras. Lungo lo stacco di testa di Jonathan. Attento qui Rodegari, che esce e prova a velocizzare il rinvio destinato dalle parti di Lozza. Pallone che scorre però. Palmeiras che rimane in attacco. Santana non ci arriva. Grassi. Primo pallone toccato da Luis Fernando. Fernando attacca il fondo, prova il cross col destro, grande chiusura qui di Filippo Grassi, sarà calcio d'angolo per il Palmeiras. 27esimo, 3 minuti, sarà recupero, così il Palmeiras vince il Wheel of Football. Santana sul corner, sarà uscire col destro. Sul primo palo rischia Rodegari, poi il pallone rimane in area. Attenzione ancora al Palmeiras con l'Atalanta deve stare attenti. Già il secondo gol è stato su calcio d'angolo, ha lasciato troppo libero l'attaccante e ora ha avuto un'altra occasione per andare al tiro. João Pedro è andato vicino al gol, qui poi bene la difesa dell'Atalanta che sta rischiando però
Marcio Santana, cross in mezzo, Meic mette fuori, raccoglie Clemson, il tocco per Pedro Lima che calcia. De Nipoti fa il portiere, poi Palmeiras che impedisce all'Atalanta di ripartire. L'Atalanta deve aumentare necessariamente i giri del motore se vuole tentare un'ultima eventuale occasione per pareggiare i conti in questa finale. 2-1 per il Palmeiras, mancano 120 secondi, poi l'indicazione del recupero. Dino Meic fa fuori un avversario, giocatore di tecnica ma anche fisico, apre bene per Ceresoli, sbaglia lo stop col sinistro, poi in qualche modo il Palmeiras mette una pezza a Pedro Lima, tecnica, visione, centrocampista totale, qui sbaglia poi il lancio, però potete vedere grandi cose, il numero 5 del Palmeiras. Si riparte da Bonfanti, vicino per Samuel Giovane, sulla sinistra per Testa, sulla sua verticale c'è Ceresoli, anticipato da Thiago, pallone che però rimane in campo, e allora Rosa prova a passare, Jonathan mette in rimessa laterale. È una delle ultime occasioni per l'Atalanta da sfruttare. 29esimo, 2-1 per il Palmeiras. Stop di Giovane e poi da Testa, da Grassi, Giovane che è diventato capitano dopo l'uscita di Scalvini. Bonfanti, cross col sinistro, lungo, lascia scorrere rischiando Kawan, c'è poi Jan che finta su De Nipoti e poi riparte il Palmeiras, ma ci siamo al giovane. De Nipoti, Rosa si gira, Rosa prova a passare ancora, Rosa mette fuori Thiago e allora l'Atalanta spinge, la rematta finale, ultimo minuto, poi il recupero, vedremo se ci sarà oppure no, tanti cambi, immagino di sì. Stop di Ceresoli, pallone dentro di Grassi, messo fuori da Jonathan, prova a ripartire il Palmeiras, gol a Ribeiro, Santana a campo per il 2 contro 4, quello sarebbe il gol vittorio. Santana entra in area, sterza, grande recupero di Samuel Giovane, poi il raddoppio su di lui, ancora Santana, vediamo cosa ottiene Santana. Bonfanti riesce a sradicare il pallone dai piedi a vuoto Thiago, l'Atalanta non riparte perché sbaglia il colpo di testa Rosa, Ceresoli e poi Grassi, corto il passaggio, Grassi torna da Bonfanti, sta per scadere il tempo, saranno 4 comunque minuti di recupero, allora c'è tanto tempo per l'Atalanta. João Pedro recupera il pallone, fa fuori Meic, João Pedro scavetto dentro, troppo lungo, attento Rodegari che rinvia, pallone lungo verso Rosa, 1-1 contro Jonathan, ha meglio il brasiliano. Ancora Palmeiras davanti con João Pedro che vuole servire Santana, troppo lungo perché ritorna da João Pedro, il tocco prima dell'arrivo di Meic, capisce tutto Testa, Rosa per De Nipoti che arriva da dietro, ancora De Nipoti corre, pallone per Ceresoli, finta, Ceresoli entra in area, ha la palla sul mancino, non crossa Jonathan, intervento da urlo del difensore centrale del Palmeiras, ottimo intervento del difensore. Qui Bonfanti trattiene un attimo con paradossalmente un po' di esperienza su Santana, ma Fabri dice giocate, fuori gioco di rientro qui di De Nipoti e allora ne approfitta per un cambio Pereira per far scorrere il tempo, entra Kewen Kaik, esce Marcio Santana, esce Marcio Santana fra gli applausi del pubblico, grande partita per l'esterno del Palmeiras, passati 120 secondi dall'inizio del recupero, ricordo 4 minuti di extra time, poi triplice fischio, così vince il Palmeiras 2-1, c'è tempo anche per una sostituzione dell'Atalanta, dicevamo esce Rosa dentro Ramer Meic, entrambi i gemelli in campo, sì. Rosa il gol che poteva valere i calci di rigore, miglior marcatore del torneo, 4 gol per Alessio Rosa, quindi sicuramente questo è un premio oggettivo, vincerà il premio come top scorer del Wheel of Football 2018. Passa il tempo, rimessa laterale per l'Atalanta, ci sarà qualcosa di più dei 4 minuti in virtù dei cambi effettuati da mister Pereira e mister Di Cintio. Meic prova a passare, il tocco di João Pedro, rimessa laterale per l'Atalanta. De Nipoti di testa, l'ultimo tocco è proprio il suo, rimessa laterale per il Palmeiras che si avvicina a vincere la terza edizione del Wheel of Football. Testa, Meic, Amer.
stop e poi verticalizzazione per Lozza, che corre. Lozza, vediamo se c'è un'altra opportunità per l'Atalanta. Sì, Lozza atterrato, calcio di punizione per l'Atalanta, e questa è un'occasionissima per la squadra di Dicinti. Sì, penso che sia l'ultima occasione, la punizione laterale. Ottimi saltatori dell'Atalanta. Amer Meic sul pallone. Rodegare non va a saltare nel caso. Comunque in tanti per raccogliere questo calcio di punizione interessantissimo per l'Atalanta. Ultimo minuto. Pallone dentro, Lozza di testa, una deviazione di Juan Ribeiro e poi mani sicure di Matteo Sales Martins che mette il pallone in banca. Rinvio, poi ci avviciniamo al triplice fischio. Ci sarà qualcosa ancora da giocare. Rinvio alto. Samuel Giovane insieme a Bonfanti. I due Meic si scontrano. Ne approfitta Pedro Lima per lanciare. João Pedro, stop di petto. Ancora João Pedro con la suola. Guarda la porta, prova il destro. Rodegari accelera, Rodegari, rinvio del portiere dell'Atalanta. Pallone per De Nipoti di testa. Lozza non ci arriva. Kawan e poi João Pedro. Ancora João Pedro, c'è vicino Kewen, il tiro di Kewen. Ancora lì a Rodegari. Altro rinvio. Pochi secondi al triplice fischio. Lozza di testa. Sponda verso nessuno, o meglio verso Ian, che però è un giocatore del Palmeiras. Butta la palla lontana. Grassi. Meic non controlla, ma finisce qui. Fabbri. Triplice fischio e Palmeiras vince il Wheel of Football 2018 dopo Atletico Madrid, Atalanta e Palmeiras. La brasiliana di Mister Pereira vince la terza edizione del Wheel of Football. L'Atalanta non riesce nell'impresona di vincere eventualmente due Wheel of Football su due e gli ultimi due tornei internazionali under 15, e vince allora il Palmeiras di Mister Pereira, possiamo dire anche in maniera meritata. Sì, un cammino da imbattuta per la squadra brasiliana. Un applauso anche all'Atalanta che ha disputato un ottimo torneo, un'ottima finale, due ottime squadre dove la qualità tecnica del Palmeiras ha prevalso un po' sull'Atalanta. Dopo il gol di Igor Gabriel e quello di Pedro Lima, l'Atalanta non è riuscita a reagire nonostante l'1-1 di Rosa, soprattutto dopo il gol di Pedro Lima non è riuscita a reagire concretamente, ad avere occasioni importanti. Palmeiras ha gestito bene, meritando poi alla fine, sì, perché ha rischiato anche di fare il terzo gol che non è arrivato per puro caso, ma un applauso a tutti questi ragazzi, penso sia d'obbligo. Il trofeo quindi volerà oltre l'oceano Atlantico. Io ringrazio Mister Luppi, grazie per il racconto voi di questo secondo tempo. Grazie davvero e un abbraccio a te per averci dato la possibilità di dare anche un occhio tecnico a questo secondo tempo. Tra poco le premiazioni, allora io direi di trasferirci giù a bordo campo per le interviste. Restate con noi in diretta sul Facebook di Wheel of Football, perché ci saranno tutte le interviste al mister dell'Atalanta di Cinto, al mister Vincente Pereira del Palmeiras. Il Palmeiras, lo ricordo, vince 2-1. I gol di Igor Gabriele, Pedro Lima, inutile quello di Rosa a fine secondo tempo, all'ottavo il primo, al 25esimo il secondo, poi nel secondo tempo Pedro Lima che aveva segnato anche ieri e mette la firma anche nella finale di oggi. Vince il Palmeiras 2-1, la terza edizione del We Love Football. Ora break, poi tutte le interviste da bordo campo, le premiazioni, a tra poco.